subito. Perfetto. Grazie. Ciao. Allora, benvenuti, grazie per essere qui così tanto numerosi e grazie anche a Danilo per aver messo a disposizione questo splendido spazio dove non so voi, ma a me non va il telefonino qua, quindi siete costretti ad ascoltare, è una cosa meravigliosa, siete costretti ad ascoltare, a parlare tra voi, non ci sarà niente di diversa Facebook e torniamo umani su questo appuntamento che è dedicato a Refugees Welcome, di cui adesso Chiara poi a chi ancora non conoscesse bene questo progetto darà un po' le linee generali. Abbiamo tanti interventi, non tanto per fare il solito punto su quello che vorremmo che fosse la realtà non è, ma quello che si sta facendo e quello che si potrà concretamente fare nei prossimi mesi. La situazione rispetto a quella che è stata l'anno scorso è molto mutata in tutti i sensi, perché chi di voi ha partecipato, come Chiara, come Flavio, come altri che ho visto qui alle mense che si sono istituite spontaneamente prima l'anno scorso, sanno che non c'è stata quella che è stata definita emergenza migranti così forte, non c'è stato questo assembramento che si era formato l'anno scorso in stazione San Giovanni, il che non significa che non ci sia più una emergenza, che non è un'emergenza, in realtà è una realtà quotidiana che non è soltanto comasca, chiaramente riguarda principalmente le città di confine e di frontiera, ma riguarda in realtà tutta l'Italia e dovrebbe riguardare, lo sapete, tutta l'Europa. Però nel nostro piccolo pensiamo adesso a come, a quello che si può fare dalle nostre parti. Per bussare alle porte d'Europa penseranno politici lautamente pagati per disattendere le nostre speranze. Chiaro? Va bene, allora grazie a tutti, grazie a Alessio ovviamente che ci aiuterà a regolare un po' il ritmo dei dibattiti. Noi volevamo una cosa e spero, mi sembra che sia venuto in questo modo, abbastanza informale, quindi una chiacchierata, non un convegno, non una cosa molto, molto rigida, dove portare un po' anche delle testimonianze positive. Quindi noi diremo qualcosa sul senso del nostro impegno e dell'associazione di che cos'è Refugees Welcome. Però la cosa che ci interessa di più è proprio quella di portarvi anche delle testimonianze di ragazzi che stanno lavorando, che stanno facendo un percorso e che noi, nella nostra speranza, è anche quello di contrastare un po' una crescente comunicazione sistematicamente negativa nei confronti delle persone che arrivano, in particolare nei confronti dei richiedenti asilo e quindi dei rifugiati. La serata, che sicuramente è un successo per il pubblico, che c'è un grandissimo successo, per cui io vi ringrazio molto, è stata possibile ovviamente grazie all'impegno di tutto il gruppo, perché io sono la referente, ma il gruppo è composto da un certo numero di persone, poi dopo parleranno anche dei referenti del gruppo Matching, e il buffet, allora i ringraziamenti vanno a Danilo, che adesso non c'è, alle signore di cui c'è in giro la Benedetta, che non voleva essere citata ma io la cito, perché queste signore hanno fatto la cucina non gambiana, la cucina italiana è stata gentilmente offerta da un gruppo di amiche che ha un bellissimo blog che si chiama E cucinare con le amiche, e che hanno preparato le cose sfiziose che avete mangiato. Grazie. E invece la parte africana del buffet è stata realizzata dalla cucina di Alex, in particolare da Alex, che è lui e che adesso viene qua e dice una parola sulla sua cucina.